veramente. Giusto anche oggi con i tuoi compagni, come ti hanno, così. Ricordo che parlavamo tra primo e secondo tempo e alla fine è andato così. Non guardare Sapperino, Sapperino, perché ti stanno facendo insieme del naso lungo. No, non lo so, io bianco mi ha detto che finiva, facciamo tre gol dopo. L'ha detto chi sei? Bianco sì, ci veniva. Siete incoscienti. Siamo avanti, però alla fine mi ho avuto ragione. Questa qual è stato il segreto di questa vita, secondo te? Il fatto che comunque ci abbiamo creduto sempre ed eravamo consapevoli di quello che potevamo fare, abbiamo visto che anche nonostante fossimo 2-0 sotto, comunque giocavamo, tenevamo il pallone, creavamo occasioni, quindi sapevamo che da un momento all'altro potevamo creare gol e situazioni. Quando ti ha detto sei titolare ma giochi a destra, tu di solito parti da sinistra, converge e poi succede quello che è successo a Pisa, lo metterà nell'angolino alto. Giocando a destra? Destra, non dirti che giocheresti anche in porta pur di giocare. No, vabbè, quello è però ci si adatta, devi saper metterti a disposizione della squadra, fare altri tipi di giocate che siano comunque funzionali, che possano portare al gol. Quindi mi adatto e lo provo. Quindi non sei stato tu a fare male a Girma per andarsi in no, assolutamente no. Vabbè, senti, cosa sta succedendo a questa Reggiana? Non ti chiedo a casa e fuori perché non mi interessa, però perché c'è questa alternanza di prestazioni? Ce lo chiediamo anche a noi, forse in casa ci sentiamo in dovere di fare un qualcosa in più, non lo so. Però è evidente che comunque in casa facciamo più fatica a fare il risultato, mentre fuori casa magari siamo più spensierati. Però ne parlavamo con la squadra, con il mister, così dice, comunque anche in casa dobbiamo essere spensierati e fare quello che dobbiamo fare. Senti, tu sai bene che non hai già detto varie volte, mi hai fatto prendere tante brutte parole, per fare una delle ragazze, è arrivato un grande bel giocatore e hai fatto molta fatica perché mi dà un infortunio. Adesso che tanto sei? Allora mi sento bene, adesso spero di dare un grosso contributo alla squadra in queste ultime partite e quindi sono pronto. Ti hanno detto che hai fatto il gol più bello della Reggiana in questo campionato, però non hai fatto un solo. Sì, è vero, diciamo che dipende anche da minutaggi, partite, tutto, quindi spero di giocare il più possibile e avere più chance possibile. Esatto. Ricordiamoci. Senti, fai finta che non ci sia stato. Sì, no. Fare l'intervista con questo due al lavoro che non è possibile. No, ma è fondamentale la roba, parliamo del ragionamento con il direttore degli ultimi vent'anni della Reggiana, bisogna ricordarsi che Andrea ha fatto, quindi è importante sempre laddove era la scorsa Reggiana, quindi l'obiettivo sempre è stato questa sicurezza. Tutto il resto è guadagnato, non è mai perso, tutto il resto è guadagnato, quindi l'obiettivo è sempre male, sempre male. Va bene, signor Presidente, finanziario, un'altra domanda, Filippo, che ti faccio, tanto non è qua, non ti posso dire, quando si è fatto male Vardi ed è entrato a Sapperino, vi siete messi in male? No, sapevamo comunque di poter contare su un ottimo portiere, infatti è quello che ha dimostrato, quindi sono felice per lui. Io non sono messo in no, tranquillo. Posso? Ciao Filippo, Francesco Chioppi, Restore Carlina, Gazzetta dello Sport.
Ti chiedo se è il momento della tua carriera in cui ti senti più apprezzato e valorizzato, nel senso che sappiamo tutti, siamo nel 99, sei cresciuto nella generazione, insomma, ne abbiamo parlato anche sempre dei fenomeni, Bastoni, Frattesi, Zaniolo, eri considerato probabilmente forse anche quello più talentuoso del gruppo, poi per motivi che magari mi specificherai tu adesso, cioè, ti sei un po' perso, credi di essere nel momento clou della tua carriera in cui sei appunto più apprezzato? Sì, purtroppo ho avuto un brutto infortunio, sono dovuto stare fuori tanti mesi, proprio nel periodo probabilmente stavo meglio, però io dico sempre che tutto torna, quindi sono pronto a rimettermi in gioco. Per quanto riguarda sentirmi più apprezzato al momento, potrei dirti di sì, ma non posso saperlo. Solo che ultimamente mi sto impegnando tanto, sto andando al 100%, adesso con queste ultime partite e cercherò di riprendermi, di tornare dove magari posso stare. Ultima cosa, a livello di ruolo, non vale rispondere ovviamente dove mi mette il mister, dov'è che ti senti più a tuo agio? Nel senso che la tua duttilità, secondo me, è un punto molto forte per la squadra. In qualche caso, se trovi l'allenatore sbagliato, può essere anche un limite, perché puoi giocare a mezzala, puoi giocare a terrapartista, puoi giocare a un esterno. Tu, Filippo Meregoni, dove ti trovi? Diciamo che il terrapartista l'ho fatto 2-3 ruoli in una partita. Però sì, può essere un punto a favore, ma allo stesso tempo io penso di trovarmi meglio a giocare dalla parte sinistra, quindi mezzala sinistra, piuttosto che esterno sinistro in un altro modulo. Comunque nelle zone del centrocampo o sotto punta sinistra. Grazie mille. Filippo, sabato c'è il Cittadella, come la inquadri questa partita? Tenendo conto del valore dell'avversario che pure viene da 11 partite che non vince, 4 sconfitte e 3 pareggi, nemmeno noi abbiamo un ruolino di marcia straordinario, però come la inquadri? È veramente quella partita che vincendola si può accantonare o comunque ipoticare la salvezza oppure è in percorso? Magari sì, ma allo stesso tempo, come ha detto il mister, dopo la partita col Venezia, se avessimo perso, come abbiamo visto tutti gli altri hanno vinto, ci ritroviamo allo stesso punto di magari un po' di settimane fa. Quindi è importante vincere, perché comunque ci può dare dallo slancio in su, quindi allontanarci dalle zone sotto, però penso che dobbiamo affrontarla come una qualsiasi altra partita, non metterci troppa pressione, ma allo stesso tempo sapere che sarà importante, quindi sono sicuro però che arriveremo pronti. Le difficoltà di questa partita sono legate all'avversario che verrà per non perdere a tutti i costi o anche alla Reggiana che, come dicevi, quando vuole strafare, vuole non fare il calcio che sa fare in trasferta, quindi si allunga, lascia spazi. Quali sono le maggiori difficoltà secondo te che troverete? La squadra assolutamente, perché come si è visto nel campionato di B, chiunque può vincere contro chiunque, quindi dovremmo stare attenti, non prenderla sotto gamba, è vero che viene da una striscia di partite non positive, però non si è visto il campionato, è un po' così. E per quanto riguarda giocare in casa, spero che sia la volta buona, che non ripeteremo quello che è successo, faremo la nostra partita e porteremo a casa il risultato. Cioè dici per la legge dei grandi numeri, vediamo. No, per ora sento, mi auguro che sono più tranquilli e spensierati per poter fare un'ottima partita. La scelta di Girma, sì, è vero che nel ruolo abbiamo tanti interpreti, però può incidere secondo te, oppure come abbiamo tanti giocatori che possono giocare in quel tipo di ruoli? Sì, però io penso che ci alleniamo tutti al 100%, penso che tutti siamo pronti per dare il nostro contributo, quindi chiaramente siamo dispiaciuti e tutto, però dobbiamo comunque andare avanti e cercare di raggiungere prima la salvezza e poi tutta la prima possibile. Buongiorno, Meregoni per derbyderby.it, 3 volte anzi, per sportsenators.it e per renordes.it le chiedo, intanto il Belgio, la religione del Belgio, io parlo sempre di temi nazionali, quindi
non ho dietro l'angolo uno che mi possa raccontare, tra l'altro esperienza molto fresca. Standard 10, club storico, ricordo, ma non ero lo Standard, ormai è passato mezzo secolo, una Juventus in semifinale di Coppa UEFA contro un club belga. Ecco, Bruges, esatto, il mondo belga. Io direi che mi sono trovato benissimo, era un'esperienza che volevo fare e devo dire che pubblico molto caldo, 20-30.000 spettatori allo stadio, gente che comunque vedeva il calcio come uno sport, così che comunque potevi perdere partite così, ma uscite dallo stadio era tutto finito. E mi sono trovato molto bene, un ottimo calcio, cioè un'intensità, tanti talenti, tanti giovani. Penso sia un anno che mi ha fatto crescere, quindi sono contento di aver fatto questa esperienza, un ottimo posto. Ultima domanda, poi chiudiamo, quindi sì. Sì, sì. E vedo qua un bellissimo curriculum con Leander, quell'esperienza, la religione e... Sì, sono cresciuto fin da vicino con l'Atalanta, quindi ho giocato 11-12 anni lì, ho fatto tutte le giovanili e comunque penso sia un'ottima scuola sia di calcio che di vita, perché comunque ti insegnano un po' a stare al mondo e su livello anche educativo e qualsiasi altro tipo di queste cose riguardo al comportamentario. E poi avete tecnicamente le scuole di calcio, si vede cosa sta facendo tuttora, quindi un'ottima scuola. Su Leander, su tutta la religione del su... una marea di presenze. Sì. Tutte penso. Sì, no, giocare per la nazionale è sempre sogno di chiunque, penso, quindi sono molto contento di quello che ho fatto, spero di poter fare altro. E chiaramente è un privilegio e continuo a sognare. Ok, ci trasferiamo di là così facciamo le foto sulla sala di no, dopo c'è un infresco per due, ma un attimo prendiamo la colore così prendiamo tutto ma quella maglia Luca ma quella maglia è una maglia per il portiere? Cos'è? Non riesco a capire. Per il portiere? Ma è speciale o la usa? Ma il portiere da Reggiano usa quella maglia? Abitualmente? Anche a Venezia? Ah, non sono a parte. No, è che pensavo fosse una special edition, una roba. È lo stesso colore di... assolutamente no. No, davvero? Dicevo bene, ho pensato bene Magnani perché ho visto su Carlini Gazzetta Alicia Ritta che non si è presentata in tribunale e verrà la prossima volta, insomma quella causa lì mi ha colpito perché insomma l'avvocato di Stefano Compagni, insomma ho letto con curiosità Alessandra Codeluppi sul Carlino e sulla Gazzetta mi sfugge, Ambra Prati forse se non ricordo, ma c'era un bel pezzo ieri, molto particolare. Perché? Sì, ma per il stesso è un paio di Fabrizio, ma per il stesso è Europa. Euro assistenza. No, euro assistenza. Euro. Bello. Chiudiamo perché finisce la batteria.